Sono tante le opportunità e le prospettive che la pesca offre alla Regione, come riconosciuto dall'assessore alla pesca Manuela Bora nel corso del convegno promosso nell'ambito della manifestazione Tipicità in Blu. Il distretto del mare, in particolar modo la pesca, rappresenta un comparto rilevante per l'economia della nostra Regione, influenzando trasversalmente anche tanti settori, penso ad esempio al trasporto marittimo piuttosto che al turismo, all'acquacoltura e anche alla cantieristica. L'evento ha visto la partecipazione del sottosegretario Giuseppe Castiglione, che ha lanciato la sfida per una pesca più sostenibile e promotrice di sviluppo. Siamo già in fase di partenza, stiamo avviando la fase della gestione. Oggi possiamo dire con grande soddisfazione che il 9 avremo la conferenza Stato-Regioni e finalmente potremo partire con l'attuazione della nuova politica comune della pesca, quindi più sostenibilità non solo ambientale ma anche e soprattutto sostenibilità economica e sostenibilità sociale. Questa è la grande sfida, la sfida per il Mediterraneo. Utilizzare le risorse comunitarie proficuamente è la strada maestra che le Marche hanno saputo percorrere. Qua ci sono ottimi esempi di gestione comune e quindi mi pare che su questa strada dobbiamo andare avanti per utilizzare le risorse comunitarie, per utilizzarle proficuamente, soprattutto per far fare quel salto di qualità alla nostra pesca che deve essere, diciamo, una pesca sostenibile, ma soprattutto una pesca che deve promuovere sviluppo sul nostro territorio, sulla nostra zona costiera, sugli 8.000 km di fascia costiera che attraverso il nostro paese. Quindi questa è la grande sfida e per questo abbiamo chiamato tutti a raccolta. La sfida la si vince se la si vince tutti insieme. La Regione Marche ha una lunga tradizione in termini di sperimentazione, di nuovi modelli di gestione e quindi il tema vero è come noi utilizziamo proficuamente queste risorse. La Regione è già molto avanti e quindi ha saputo nel tempo spendere le risorse, lo saprà fare e soprattutto nuovi modelli di gestione per sperimentare quella politica regionalizzata che è l'anima e il cuore della nuova politica comune della pesca. Una grande opportunità per le Marche, regione che si è contraddistinta proprio per avere speso di più e meglio con la precedente programmazione. Per la Regione Marche il nuovo Fondo Europeo della Pesca che sta per partire rappresenta sicuramente una grande opportunità. Intanto vorrei però ricordare il bilancio ottimo dell'ultimo Fondo Europeo della Pesca che ha visto la nostra regione distinguersi nel panorama nazionale. Sono stati finanziati oltre 850 progetti per un totale di oltre 21 milioni, tutti quanti certificati completamente rendicontati e ovviamente per il nuovo FEAMP cercheremo di fare anche meglio. Menzione particolare al progetto Pappa Fish, la campagna di educazione alimentare. La Regione Marche è stata la prima regione a sostenerlo e ha già ricevuto degli importanti riconoscimenti a livello internazionale. È un progetto che prevede la somministrazione di pesce fresco all'interno delle mense scolastiche della nostra regione, però non è soltanto una riqualificazione della ristorazione delle nostre mense, ma è una vera e propria campagna di educazione alimentare che è stata molto apprezzata dalle scuole, dai genitori e dai bambini e che insomma speriamo sia altrettanto poi apprezzata anche nel nuovo FEAMP. Pappa Fish è una campagna educativa alimentare promossa dalla Regione Marche e cofinanziata dall'Unione Europea.